Buongiorno. Voi due venite con me. Buongiorno da Pian Castagnaio, 10 agosto, ultimo giorno di prove disponibili per le contrade e in quest'ultimo giorno trova la contrada del Borgo. Allora, una giornata che presenta un'importante novità. Allora, Borgo conferma sicuramente, è confermata la presenza di Arraio qui in pista per oggi, almeno per oggi, montata da Bavia Puscedo, scuderia Puscedo, proprietà Antonio Angelino, ovvero il capitano della contrada della Pinetina, con lui oggi insieme Carlo Sanna con Vandà che ha provato nei giorni scorsi con la contrada del Coro, quindi questa è già la vera novità di quest'oggi. Due fantini che conoscono già la pista di Pian Castagnaio, in particolar modo parte il Buscetto che ha già vinto qui a Pian Castagnaio. Vediamo insieme. Sulla sinistra allo steccato, se il sole non mi ha tradito, vediamo Arraio con Walter Pusceddu, all'esterno Vandà con Carlo Sanna. In questi giorni la temperatura è notevolmente calata, vento fresco da nord-nord-ovest, sono poco più dell'8 di questa mattina, 10 agosto, giornata in cui ci sarà la presentazione del Palio e contestualmente anche quella del riconoscimento, il premio che va alla contrada che più si è distinta durante i giorni del Palio, in particolar modo nella processione in costume nella sera del 16. E poi nel corteo storico che precede la corsa del 18 di agosto che andrà ad aggiudicare il palio realizzato da Patrizia Almonti, artista di origini materne di Pian Castagnaio, che aveva già realizzato il palio 2020, non corso a causa della pandemia, ricordo ancora. Gli altri due artisti che verranno, di cui verranno presentate le opere quest'oggi, Marco Giubilei, che ha realizzato il cupello, il piatto cupo, appunto il piatto fondo, e Arianna Mazza, che ha realizzato lo scudo di Aste Bacchetta, ovvero premio che va alla contrada che più sarà stata anche nell'uso della bandiera e del tamburo. La contrada del Borgo, Carlo Sanna e Walter Pusceddu. Vediamo insieme Vandà e Arraio. Vediamo Vandà in prima posizione, questa prova in coppia voluta dal capitano Angelini in accordo con Walter Pusceddu, che è stato confermato il fantino ovviamente della contrada, con Arraio oggi prova assieme a Vandà, cavallo provato in precedenza dal Coro, con Gavino Sanna ed oggi con Carlo Sanna. Vediamo.
tra i due. Chiamato il cavallo. Entrambi i fantini stanno ricamando i propri cavalli. Vediamo. Un forte vento questa mattina, in questi giorni il tempo è cambiato radicalmente, c'è stata anche della pioggia a intermittenza. È caduta sulla nuova pista di Piancastagnaio, intesa come fondo quest'anno, con una nuova terra. Abbiamo dei fantini affiancati in questo momento. È quella di provare la mossa. Ricordiamo del Borgo, oggi è il 10 agosto, sta provando con le batterie di scelto e arrancia con le batterie di altra mossa in questo momento. Ci è sembrato Carlo San all'interno con il Bandà e parte il Pusceto con Arrai. La novità è proprio questa, presenza di Carlo Sanna con Bandà cavallo, che aveva provato in precedenza la contea del Coro e che oggi troviamo in Borgo. Parte Pusceto con Arrai all'interno. Passato il canapo. La seconda mossa viene provata alla contrada del Borgo. Teso per la terza volta il canape, Carlo Sanna all'interno, vicino allo steccato. Vediamo terza mossa. Ci sembra che Arraio dimostri anche oggi il suo carattere, un cavallo potente. Walter Pusceto che ha il suo da fare per ricamare Arraio. Possiamo dire che è conclusa la prova. Allora, con oggi, con questa prova del Borgo, vanno a concludersi le prove libere per il Polo di Piancastagnaio. La prossima prova che vedremo, tutte e quattro contate insieme, a quel punto prova del Palio a tutti gli effetti, la cosiddetta prova delle 17, la provaccia, che dove verranno ufficializzati i quattro cavalli scelti dalle contrade. Il 18 del mattino verranno ufficializzati con la segnatura, i fantini.
Da Piancastagnaio, Marco Conti.